Ciao a tutti coach, ben ritrovati al vostro Endling Nocturne su Ever Oasis, terzo episodio. E sembra che abbiamo dei nuovi visitatori. Uno è un pingufo che ha uno zaino sulle spalle, sembra, e un altro viandante, Evia. Meno male che ho trovato una oasi, i viaggi nel deserto mi mettono a un'ansia. Ok, un pingufo e un viandante. Dunque dovrei ancora costruire la bottega di Pami, mi pare si chiami. Ma ho anche un altro impegno da fare, sempre di Pami. Devo andare a cercare una minatrice, credo sia. Questo via, Pami. Buongiorno, mi sembri in gran forma. Raggiungere una cosa così bella è stato un colpo di fortuna. E penso si possa costruire un'altra bottega, ma prima vado un attimo a vedere Evia, che è appena arrivata, perché lei è chiaramente una femmina, si vede. Ma dunque, o è troppo presto e quindi non c'è... Ah no, eccola. Una bulbina che ha sempre batticuore, le bibite sono la sua specialità. Piacere di conoscerti, mi sono impappinata per l'emozione. Appena trovato all'Asia ho fatto riposino e mi è venuta una voglia di una bevanda fresca. Con la polpa che si estrae dai cactus qui fuori vorrebbero delle bibite favolose. Ok, quante ne vuoi tesoro? Polpa di cactus 3. Vuoi aiutare subito Evia? Sì. Ok, devo andare a cercare anche dei nuovi amici. Vuoi consegnare? Ah, già ce ne ho 3. Bene, allora. Facciamo subito. Ne sono proprio felice. Voglio darti questo bulbo di decopianta in cambio. Puoi provare a coltivarlo se ti va. Ah! Bene, allora. Andiamo anche a piantare subito questo bulbo di decopianta. Che caposi gentile. Ma Andrea, vorrei venire a vivere in questa oasi. Sì! Subito tesoro, perfetto, un nuovo abitante, un altro abitante ho visto e nuovo livello, ho visto che praticamente i primi due livelli si fanno quando raggiungi 4 abitanti. Ecco, un altro abitante, ovvero il quarto, e saliamo di livello, a livello 3. Ok, le decopiante hanno l'effetto di aumentare le vendite di una bulbottega, è possibile installarle tramite lo schermo di gestione. Una richiesta? Un viandante tanto placida. Cercava palle e sciarpe. Quindi credo che si potesse comprare nell'Osi. Verrebbe di sicuro. Allora, palla e sciarpa. Al momento non so come farlo, però ci arriverò pian piano. Cioè, la pelle so come prendere, non la palla. Ma penso che la sciarpa si faccia con la pelle. Può essere. Allora, no, gestione. Perché senza guardare lo schermo inferiore è un po' un... Non ho abbastanza acqua gemme. Allora, vado un attimo a fare la missione che ho fatto ieri. Cioè, che dovevo fare ieri, ma non ho fatto perché ho fatto altro. Che va bene comunque. Allora, sono di livello 2, quasi livello 3. Sconfiggo un mostro, poi rientro, vediamo se sale di livello. Allora, la grotta sta laggiù, quindi ora so qual è. Ho visto sullo schermo quale grotta doveva essere. Un attimo rientro, voglio vedere se mi sale di livello. Nuovo livello, perfetto. Oh, forza aumentata, tutto quanto aumentato, perfetto. Possiamo andare a rectare un po' di persone. Persone, animali. Dunque, la direzione è questa. Praticamente dovrebbe essere, penso, questa costruzione che ho di fronte. La mappa mi segnava qui, mi segnava. Sì. Non è la grotta che ho visitato ieri. La prima grotta che poi sono uscito. Ecco, grotta bicorno. È questa. Perché dovrei far girare questa bomba? Non è una bomba? Che diavolo è? Edera robusta. Ah. Anche questo? Ah, non riesco a farle. No, perché dopo la prima volta, dopo l'ultima volta c'ho paura. Ma è acqua? No, sabbie mobili. Sabbie mobili, esci.
Qualcuno mi aiuti. Aiutiamolo subito. Ma oh, allora, aspettate, ma questa cosa devo chiarirla. Oh no, serve il tuo aiuto, Andrea. Wow. Allora, sono sabbie mobili, ma le sabbie mobili non si muovono nella vita reale. Però il gioco, insomma, ce lo fa vedere per farci capire che... Insomma. Aspetta, può essere che questa qui ci aiuti a rompere le rocce per trovare minerali? Fiu, meno male che mi hai salvata, non ci speravo più. Ero così concentrata a estrarre minerali. Attenzione, che non mi sono accorta che la volta stava crollando. La sabbia era troppo pesante e non riuscivo a muovermi. Ancora un altro posto era diventato un fossile. Sì, magari 4.000 anni, eh. Non so chi tu sia, ma ti ringrazio per la tua gentilezza. Finalmente potrò dedicarmi all'estrazione di minerali. Ma certo, visto che sei qui, per caso vuoi estrarre dei minerali con me? Poi magari vieni anche all'oasi. Bene, sarà un piacere lavorare insieme. A proposito, non mi sono ancora presentata. Mi chiamo Sasha, piacere. Bene. Premendo in su e in giù è possibile cambiare personaggio da controllare. Cosa? Guarda, da queste rocce scintillanti puoi estrarre tanti tipi di materiali. Ok, scegli il personaggio e estrai con A. Aspetta, questo masso sembra possibile romperlo. Quella porta lì bloccata dai macigni. Fio, direi che possiamo fermarci qui. Anzi, scusa se te lo chiedo solo adesso, ma che ci fai in un posto del genere? Oh, ma tu sei a capo di un'oasi? Magnifico, finalmente c'è di nuovo un'oasi in questo deserto. Ho sempre desiderato aprire una bottega in un'oasi. Appena finisco qui ho intenzione di visitare la tua oasi, ci vediamo presto. Bene, quindi torno a controllare lui. Ah, Sasha ha lasciato il gruppo. Che bene. Una ragazza caduta dentro la grotta Bicorno potrebbe visitare l'oasi. Bene. Ce l'hai fatta, Andrea. Non vedo l'ora che venga a trovarti all'oasi. Ma quindi ora non posso più cambiare. No, questo non si può proprio rompere. Allora, una cosa che vorrei vedere è come trovare le acqua gemme. Perfetto, torniamo all'oasi. Così la viandante è probabile che venga a trovarci. E se viene a trovarci, mi fa piacere. Cioè, punti esperienza proprio zero, eh. Allora, mi dice di andare in quel punto, quindi penso che si attivi l'evento a questo momento. Vediamo un po'. Ehi, Andrea! No, è Lily. Ah, no, ah, sì, è Lily. Andrea, mentre vi ho venduto un sacco di frutta, dividerò con te le acqua gemme ricavate. Ah, bene. Sei tu che mi hai permesso di aprire la mia bulbottega. Dammene tante perché così posso aprire altri negozi. Allora, le acqua gemme si raccolgono con la magia del vento. Non avevo letto. Molte! Buono! Alla grande, alla grandissima, no alla grande. Alla grandissima. Non è splendido poi aprire un'altra bulbottega. Ma veramente posso aprirne due, a dire il vero? Perché ho 350 acqua gemme e me ce ne vogliono 300, per, se non sbaglio, per tutte e due. No, 270 per tutte e due. Wow, 4 spazi questa? Ci picchia. Pa mi sembra sconsolato. Ora è felice. Chissà se potrò vendere le mie girandole qui. Beh, ci proverò. Ok, ora posso anche aprire il negozio di bevande, bibite. Ok, 4 spazi anch'esso. Ma alla faccia, la bocca a forma di 3. Troppo carino.
Perfetto, quindi portando la polpa di cactus alla signorina ci permetterà di fare bevande, che probabilmente potremmo portarci nel deserto per recuperare punti salute. Perfetto, terminiamo la gestione. Ho ancora un po' di acqua gemme da parte, ma per il momento non mi servono. Pianto anche la deripianta. Ok, fatto. Questo purtroppo all'inizio del gioco richiede un po' di tempo per preparare tutta quanta l'oasi. Però ragazzi, una volta raggiunto un certo punto di gioco, secondo me diventa una figata assurda. Allora, questo invece vende girandole. Rifornisci. Ramo fossile devo dargli. Perfetto, allora. Perfetto, allora è pomeriggio, ma direi che possiamo andare a esplorare un altro pochetto. Non credo ci siano problemi. Cambio di piano, vado a dormire e vedo se durante un nuovo giorno arriva una nuova persona, un nuovo bulbino. Uè, però tutti quanti pingufi. E dai. Questa forse è la viandante. Ah, Sasha, quella di poco fa. Eccola qua, la famosa oasi di Andrea. Yeah, baby. Andiamo, andiamo, andiamo. Sei pingufi, ma dai. Mo si comprano tutto quanto, si pappano. Mi lasciano a bocca asciutta. Cioè, mi lasciano a bocca asciutta. Mi tocca andare a rifornire tutto quanto. Perché poi l'ho piantata. La diripianta l'ho piantata per mia fortuna. No, per mia sfortuna vicino a un negozio di bibite e piante. E frutta, non piante, frutta. Ah, non è ancora sold out, bene. Meno male. Non ti preoccupare, i rifornimenti ce li ho. Sasha, dove sei? Sasha, dove sei? Eccoti qua. Ciao. Ciao Andrea, sono Sasha e mi hai salvato la vita in quella grotta, ricordi? Poco fa è successo. Ti ringrazio ancora per quello che hai fatto nella grotta Bicorno. Se sono ancora in terra lo devo solo a te, Andrea. Bene, verrà qui ad abitare allora. Direi di fare la fita con i convenevoli e arrivare al punto. Andrea, ho intenzione di diventare un abitante della tua oasi. Se ci sei tu a capo mi sento sicura, vedrai andare tutto liscio come l'olio. Non vedo l'ora di iniziare la mia nuova vita. E vai, si sale di livello allora, perfetto! Bulbottega di coperte. Coperte. Se però vendesse anche abiti, cioè sciarpe e palle. Non so perché. Là si può salire di livello. Vai a parlare con Esna. Però devo vedere quanto costa questa bulbottega che vuole fare Sasha. Se non costa tanto la faccio al volo, la faccio. Quanto ci vuole? 110, no, non ho abbastanza materiali. Allora faccio salire l'oasi di livello, perché se no non mi lascia in pace questa scritta in sovrimpressione. E vediamo il miracolo. Andiamo allora, Esna. Le vedrò giusto un paio di volte questo tipo di scene e poi le salto da ora in poi. Anche se sono visivamente belle. Ora puoi ricevere la protezione iridata. In caso di sconfitta puoi riprendere le forze per una volta. Questa è la luce dell'arcobaleno. Guarda, sembra scintillare di energia. Oh! Quando sei in missione, i punti vita aumentano grazie alla protezione iridata. La forza della protezione iridata cambia in base ai sorrisi degli abitanti dell'oasi. I sorrisi aumentano se fai felici gli abitanti. Tuttavia possono diminuire se gli articoli in vendita restano esauriti a lungo o capitano altri eventi spiacevoli. Controllare punti dalla protezione dell'osi. È arrivato qualcuno, sembra. Ehi, un viandante! Salve! Shaure! Per fortuna c'è un'osi qui, ma non sono ancora al sicuro. Tranquillo, amico mio. Con me a capo di quest'oasi
C'hai sempre al sicuro. Vai a vedere Andrea, certo che vado tesoro. Andiamo subitissimo poi. Comunque se mi sento più libero, diciamo, tra virgolette, di aver salvato appunto Sasha, che era l'esploratrice incastrata nella grotta Bicorno, che era poi quella, la missione che dovevo fare appunto la scorsa volta che ho fatto oggi, ma va bene. Non è un problema questo. Oh, Shaurè. Ehi, sei tu che comandi qui? Stai incazzato, tranquillo. Sei il capo, cosa... Oh, sei Andrea, è piacere di conoscerti, sono Shaurè. Non pensavo che in un posto del genere potesse sorgere un'oasi, che fortuna! I mostri del caos mi hanno attaccato, ma in qualche modo sono riuscito a salvarmi. E come se non bastasse, ho anche smarrito il mio prezioso anello. Di sicuro mi è caduto quando sono stato attaccato da quel branco di panteratti. Erano ai dintorni dell'oasi, ma adesso ho troppa paura a tornare. Lo so, devo aiutarlo, vero? Con la protezione di Adeta non c'è da avere paura. Forse è tempo di partire alla ricerca dell'anello di Shaurè. Ok. Perfetto, verso l'anello. Andiamo. Ah, proprio mi dice anche dove andare. Bene, così almeno facciamo una cosa un pochino più veloce, sapendo dove andare. Perfetto. È stata piuttosto veloce come cosa. Quel mostro ha lasciato cadere qualcosa che sia l'anello? Sì. Vabbè, mi becco anche sti 2 punti esperienza in più. 10%, voglio ancora per arrivare al quarto livello, ce n'è troppi e devo sconfiggere. Ehi capo, che succede? Ma questo è il mio anello, l'hai trovato solo per me? Beh, me l'hai chiesto con tanta... con la voce spezzata dal pianto. Ah, te l'ha regalato tua sorella. Non sai quanto ti sono grato per avermelo riportato. Devo sdebitarmi in qualche modo. Ma i mostri del caos hanno danneggiato il seme della bulbottega. Posso rimanere lo stesso? Certo, perché no? Questo bulbo sintetizza fiore? Ah, per sintetizzare magari le... pozioni e cose varie? Sintetizza gli elementi dei tuoi oggetti per crearne di nuovi. Per farla crescere ti serve un posto al chiuso con dell'acqua, sai dove trovarlo? Però mi sento ancora a disagio perché non penso di essermi abitato per bene. In ogni caso, sono davvero contento di averti incontrato, Andrea. Grazie. Oh, e vai, 5 abitanti. Va sempre meglio. Un bulbo sintetizza fiore, ma è fantastico, Andrea. Se non ricordo male, al primo piano di casa tua c'è una piccola fonte d'acqua. Perché non provi a piantarci sintetizza fiore? Era quello che volevo fare. Veramente sarei andato prima da lei a parlare. Però poi sarei andato a casa mia perché comunque sia. Erano le uniche due scelte possibili di un posto chiuso con l'acqua. Ehi, questo posto sembra perfetto, Andrea. Dai, prova a mettere qui i bulboli sintetizza fiore che hai tirato Shore. Spada fresca? Oh. Wow. Ah, mi servono 5. Vabbè, le polpa di cactus ce n'ho 4, sabbia cocente 0 e 100 di bracciale di pietra e 100 gemme acqua gemme.
Ah, posso farlo questo, bene. Eh sì, almeno mi equipaggio un pochino. Posso fare pozione piccola, turbante passione. Però mi servono 200 acquagemma. Vestito del capo. Ok, vuoi usare l'equipaggiamento consigliato? Sì. Antiparalisi la ricetta. Allora, ok, bracciali di pietra l'ho indossato, turbante, passione, vestito del capo, non ce li ho. Ah, l'ho tolto. Aspetta, ecco, messo, ok. Aumenta la difesa magica. Oh, mi aspetta qualcosa lì. Ah, è Shaoré? Shaoré? Con i materiali giusti puoi sintetizzare armi molto potenti. Ho visto. Comunque, capo, tu conosci quelli che chiamano Baldotti? Noi chiamiamo Baldotti tutti i membri delle tribù esclusi Bulbini che vivono nei villaggi del deserto. I popoli Dra e Serka, per esempio, sono specializzati nel combattimento. Credo proprio che d'ora in avanti avrai bisogno anche del loro aiuto per proteggere la tua oasi. Mentre venivo qui ho incontrato una baldotta Dra sul Monte Kidung. Ah, devo tornare a Monte Kidung allora. Perfetto, allora Kuj, per questo video interrompo qui. Sono progredito davvero un bel po' nel gioco. Mi ci serviva davvero andare avanti di un bel po' perché sembra poco, ma credetemi, in mezz'ora di gioco questo è tantissimo. A ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. Nel prossimo andremo a incontrare la Baldotta, che sembra una brutta parola detta in questo modo. Ma vi ricordo che in descrizione ci sono link per Facebook e Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!